Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. È venerdì 17 giugno 2011. E vedete, cari amici, le donne arabe vogliono la patente. Eccolo qua, prima pagina. Questo è il quotidiano La Stampa di Torino, il quotidiano odierno, 17 e giugno 2011, vedete che titolone con tanto di foto? È le donne di Riyadh, due punti, anche noi vogliamo guidare? Vedete, ci sono due donne in macchina, ma non stanno guidando però, sono nella macchina e basta, perché in Arabia Saudita le donne non possono prendere la patente, non possono guidare la macchina. E francamente non si capisce per quale motivo le donne saudite, belle, meravigliose, more, belle, calde, le donne saudite non si capisce perché vogliono la patente, perché sono servite e riverite da tutto, dal marito, da tutti gli uomini della gente, no? Se una donna saudita deve andare, che so, in un posto, c'è subito il marito, ti accompagno io. O c'è il fratello del marito, comunque c'è un uomo lì del clan, e non si capisce, sono servite e riverite e vogliono la patente, vogliono guidare la macchina. E qua in Occidente le donne hanno tutte la patente, hanno la macchina, diventano matte che devono, c'è da spendere per la macchina, poi c'è da guidare nel traffico cittadino, via di seguito, proprio non si riesce a capire perché anche le donne saudite vogliono la patente. Ma guardate qua, io guardate dentro, ci sono due o tre paginate su questa faccenda. Ora, gli articoli su questa faccenda delle donne arabe che vogliono la patente possono essere scritti da giornalisti uomini oppure da giornaliste donne. Però sia i giornalisti uomini occidentali che le giornaliste donne occidentali, quando trattano un argomento come questo, dicono la verità. E si dice che ti dicono che si tratti di un articolo scritto da un giornalista uomo o di un articolo scritto da una giornalista donna, e loro dicono la stessa cosa, cioè ti dicono che le donne arabe saudite, in questo caso dell'Arabia Saudita, e hanno pure loro il diritto a prendere la patente. Sì, io lo so che hanno il diritto di prendere la patente, però ditelo il motivo. Ditelo chiaro e tondo, giornalisti maschi, giornaliste femmine, ditelo chiaro e tondo a che cosa può servire la patente. Non mi dite che la patente serve per portare i figli a scuola, perché i figli a scuola ci vanno già in Arabia Saudita, anche se le mamme dei bambini non ce l'hanno la patente. Non ditemi, giornalisti maschi, giornaliste femmine, che la patente, la macchina, gli serve alle donne saudite per andare al mercato a fare la spesa. No, perché già adesso che loro non hanno la patente, non hanno la macchina, già si è provveduto a fare in modo che la famiglia possa approvvigionarsi al mercato tramite il marito, tramite i figli maschi dei 20 anni, o tramite le figlie sempre i maschi. Non mi dite che la patente alle donne arabe gli serve per andare dal medico. No, perché fino ad oggi le donne saudite sono andate dal medico, anzi anche senza la macchina e senza la patente, capito? Ma diciamo la verità, no? Allora, i giornalisti maschi non la possono dire la verità perché è una verità che dà molto fastidio. Anche le giornaliste femmine occidentali non possono dirla la verità perché è una verità che dà fastidio. Vediamo un po' che cos'è sta verità. Ma che cosa può servire la patente, la macchina? Che cosa può servire? Tra l'altro costa pure un bel po' di soldi. Un'automobile ti costa come un figlio, grosso modo. Se voi pensate che la dovete comprare, la dovete mantenere, poi tutto ciò che c'è attorno, le assicurazioni, qualche incidente, vi costa come un figlio. Perché? Perché questo desiderio di avere la patente? Per quale motivo? E un giornalista maschio in Occidente magari fa il progressista e ti dice sì, hanno diritto di avere la patente, anche loro devono fare come le donne occidentali,
debbono poter così andare a lavorare con la macchina e andare al supermercato con la macchina, portare i bambini a scuola con la macchina. Il giornalista maschio gli dice queste cose. Non ti dice il giornalista maschio che magari c'ha una moglie con la patente e che a lui, giornalista maschio occidentale, gli dà un sacco di fastidio che la moglie con la macchina vada dove cavolo vuole. La giornalista femmina occidentale deve stare pure lei attenta a parlare, perché mica può svilire, mica lo può svilire il diritto delle donne arabe ad avere la patente dicendo che, come fa lei, giornalista femmina occidentale, la macchina e la patente gli serve per ricevere una qualche consolata. Non si dicono queste cose. Tabù, vedete i tabù che si rinnovano, eh? Di sentiero, il suo grido giornaliero. Non si dicono queste cose. Cari, sino ad oggi, anche sino a domani, non so quando gliela daranno la patente alle donne saudite, e le donne saudite sono servite e riverite. E a loro non gli va bene però di essere servite e riverite dai mariti o dal gruppo maschile. E loro vogliono servirsi e riverirsi da sole, e le scelte le vogliono fare loro. Ma dov'hai se la patente non ce l'hai? Sapete, no? Cosa diceva Alberto Sordi in quel meraviglioso film Polvere di stelle? Ma dov'hai se la banana non ce l'hai? E loro, le donne saudite, non gliene frega niente del fatto che sono servite, riverite, accompagnate di qua, accompagnate di là. E loro vogliono andare da sole, fuori, con la macchina, spostare la patente, l'automobile. E vabbè, perché il marito mica ti può stare sempre a correre appresso quando tu, moglie araba, moglie saudita, esci di casa e dici che vai al supermercato con la macchina tua, però. E che fa il marito? Povero diavolo, che fa? Si stacca dal lavoro e ti viene appresso, ti viene, va bene? E quindi, allora, noi in Occidente, qua in Occidente, questi qua sono giornali occidentali, capito? E qua ci scrivono sia giornalisti maschi che giornaliste femmine, capito? Non lo dicono, non dicono. L'unica cosa che dovrebbero dire non viene detta. E che le donne saudite, come tutte le altre donne dell'Occidente avanzato, hanno diritto di mettere le corna al marito. Questo non si dice. I mariti ce l'avevano già il diritto a un momento, anche prima che inventassero le automobili, anche prima che inventassero le automobili, le donne si erano prese il diritto di mettere le corna ai mariti, e facevano bene, facevano tanto bene, facevano, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe, e l'ho spiegato 1.000 volte perché fanno bene. Va bene, una pretesa che tu mi devi da essere fedele per tutta la vita, ma chi sei? Ma chi sei, miserabile? Mi devi da essere fedele per tutta la vita. Io ti devo fare i figli, devo fare i figli per te, li devo tenere in incubatrice per 9 mesi. Mi deformo tutta, mi deformo tutta, mi deformo, mi cascono un po' le unghie, un po' i denti, un po' i capelli, mi si gonfiano le caviglie. Poi ti metto al mondo i figli a te. Per il tuo sperma, tu diventi proprietario dei figli, dai il tuo cognome, ma io ti riempio di corna, ti riempio. E allora, e diciamolo la verità, no, santo cielo, diciamolo la verità, non ci nascondiamo dietro un dito. Fateci caso, andate a leggere, cari amici, gli articoli su questa faccenda qua, che adesso anche le donne saudite vogliono la patente e l'automobile. Andate a cercare qualche articolo di qualche giornalista maschio, di qualche giornalista femmina, che dica la verità, cioè che senza la macchina, senza l'automobile, è difficile darsi una consolata per le donne. Deve avere la fortuna, una donna deve avere la fortuna, se abita in un condominio, di trovare lì il dirimpettaio, quello che sta sul pianerottolo, il dirimpettaio, che gli va bene, ma però il dirimpettaio può parlare, può. Se è un chiacchierone, una donna si deve trovare una persona fidata. E la figura del seduttore, cari amici, l'ha inventata Sisifo. Cioè, lo stesso inventore del patriarcato, Sisifo, che era il capo dei patriarchi micenei, lo stesso inventore del patriarcato ha inventato la figura del seduttore, il consolatore.
La virtù fondamentale del consolatore è la discrezione. E il consolatore deve essere muto come un pesce e soprattutto deve essere il migliore amico dei mariti, delle mogli. Il migliore amico deve essere. Il consolatore deve avere piena fiducia del marito. È un'arte, è stata inventata da Sisifo. Qua è scritto tutto, per filo e per segno. Eh sì, fin dall'antichità le donne, anche senza la patente, dicevano che andavano a pregare nel tempio di Giove, a pregare Giove perché al marito gli affari gli andassero bene, però nel tempio di Giove se la facevano quei sacerdoti del sommo dio Giove. È così, cari, è così. Si dice che gli uomini che fanno sono cacciatori gli uomini, soltanto gli uomini sono dei chiacchieroni, non dei cacciatori. I chiacchieroni sono dei bambini, sono cresciuti con mamma, sono cresciuti con l'amore di mamma, l'amore, come si chiama, l'amore soffocante di mamma, gli abbracci soffocanti di mamma. Gli uomini cacciatori? Ma andiamo! Ma sono le donne che reggono il mondo, cari amici. Una volta che si sono trovate imprigionate nel matrimonio monogamico patriarcale, che è un'invenzione patriarcale, e le donne le hanno inventate tutte, te la fanno sotto il naso. Certo che per la donna vale il detto si fa ma non si dice, questo non vale per l'uomo. L'uomo è un bambinone, quasi quasi assomiglia a un cretino l'uomo. Mi dice quello lì, Anton Bird FM, ma e allora? Sì, perché lui le cose le fa e poi le dice. Le donne le cose le fanno e non le dicono. Certo, anche in Arabia Saudita io sono sicuro che le donne riescono anche senza la patente, anche senza la patente, senza l'automobile, a fare quelle cose che cui hanno un sacrosanto diritto, anche se non si scrive che ci hanno quel sacrosanto diritto. Ci riescono pure senza automobile e patente. Però con la patente e con l'automobile diventa tutto più facile e più semplice. Puoi allargare il giro d'orizzonte, capito? Ti puoi spostare. Per esempio, puoi dire al marito, caro, stasera vado con le amiche a mangiare una pizza. E poi invece vanno con l'amante. Magari le amiche sono già avvertite che casomai dovesse telefonare il marito, dire dove siete stati ieri sera? Sì, siamo stati a mangiare la pizza e anche tua moglie è stata tanto contenta di mangiare la pizza. Ci vai con l'automobile, queste cose le puoi fare con l'automobile. E siccome si fanno in Occidente, e siccome le donne saudite hanno il PC, guarda un po', non gli danno l'automobile, ma hanno il PC. E sul PC si vede di tutto e di più. Ma ormai sul PC c'è tutto il mondo c'è. Vedi di quelle scene sui PC, che le donne saudite, se vedono quelle scene lì, diventano matte. E se le donne saudite vedono sul PC quello che avviene in Occidente, negli Stati Uniti, in Occidente, e anche loro si mettono a protestare come hanno fatto i nostri giovani occidentali in Italia, mi ricordo un mese, due mesi fa, quando andavano in giro con i cartelloni dicendo il tempo non aspetta, la vita è ora, il tempo non aspetta, la vita è ora. E anche le donne saudite dicono, ma perché in Occidente le fanno queste cose, le vediamo sul PC, e perché non lo dobbiamo fare neanche noi qua? Le donne là in Occidente hanno la minigonna, quasi quasi hanno la minigonna e non hanno le mutandine, hanno il seno di fuori, si fanno vedere quanto sono belle, ma noi magari siamo più belle di loro, vogliamo farci vedere pure noi. Ecco qua i diritti civili, i diritti, diciamole queste cose, no, non si possono dire queste cose. Si dice che avere la patente e l'automobile è una forma di superiore democrazia, di parità tra i due sessi, ma non si specifica mai che cosa si intende per parità tra i due sessi, non si specifica mai, capito? Cioè non si va mai in fondo alla situazione perché dà fastidio sia ai giornalisti maschi che alle giornaliste femmine, non lo dicono mai, che la patente fondamentalmente segna il riscatto della donna, perché anche la donna si può consolare liberamente,
non con uno della cerchia familiare. Senza patente ti devi accontentare con uno della cerchia familiare, ma poi dopo ci sono i ricatti e gli dici no, via, via, via. Si va verso nuovi orizzonti con la macchina, d'accordo? Ecco, cari amici, vedete come al solito, no? E non si vuole mai andare al fondo della questione, mai, mai. I giornalisti maschi certe cose non le dicono perché gli dà fastidio dirle, in quanto dirle ricorda loro la tristezza che devono sopportare che le loro mogli ci abbiano l'automobile e la patente. Alle giornaliste femmine non è gradito dirla la verità, perché se dicono la verità, e allora degradano la conquista della parità, la degradano a qualcosa che non è nobile, perché per una donna darsi una bella consolata ogni tanto non è una cosa nobile, non si dice. Allora si finge, si tirano fuori le argomentazioni nobili per nascondere la verità. È tanto semplice la verità. Anche le donne hanno gli stessi diritti dell'uomo, beh, e traetene voi le conseguenze. Se le donne sono pari all'uomo, allora hanno il diritto pure loro di andare in giro in automobili, patente e automobili, e allargare il giro delle conoscenze in santa pace, senza dover fare le cose lì nel clan, dentro il clan. Via, via, alla larga. Cari, guardate, cari amici, se voi mi trovate un articolo di un giornalista maschio o di un giornalista femmina che dica queste cose, no? Che dica perché anche le donne saudite vogliono la patente, io vi dico bravi, vi dico, d'accordo? Anche noi vogliamo guidare. Vabbè, cari amici, comunque è già stato tutto scritto, cari amici, eh. Chiaro? Sono tanto amate le donne saudite dai loro mariti, ma che cosa vogliono? Cosa vogliono la patente e l'automobile? Ma non gli basta l'amore smisurato dei loro mariti? Eh? Che sono sempre lì servizievoli, li accompagnano dappertutto, li accompagnano. Ma non gli basta? Ma che? Non gli basta l'amore del marito, capito? Non gli basta. E perché mai non gli basta? Ah, donne saudite ingrate, ingrate, che c'avete dei mariti che vi adorano, vi adorano, vi adorano. Adesso volete la patente, le automobili, capito? Va bene, cari amici, dai, su. Mi raccomando, se voi trovate un solo articolo di un giornalista maschio o di una giornalista femmina qua in Occidente che scriva il vero motivo per cui le donne la vogliono la patente, vogliono guidare l'automobile, mandatemelo subito. Tanto io sono sicuro che voi un articolo di tal fatta non lo trovate, va bene? Ah, l'amore, l'amore, vi ho sempre parlato io dell'amore. È quella forza che sposta le montagne, poi ti porta nello studio legale e in tribunale. Capito, cari amici? Vabbè, vabbè, vabbè. Per cui vi rinvio al mio video Patti prematrimoniali. Ok? E a tutti gli altri video sull'argomento. Grazie e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.